96. Maria parla ai devoti di Iaddico. Eccomi a voi. Ho scelto questo posto vicino alle grandi strade della vostra vita, perché è in queste strade che ho piacere di incontrarvi, perché è in queste strade soprattutto che avete bisogno di me, dato che oggi correte tanto un po' tutti. Sono vostra madre, vi seguo sempre. E so i pericoli che correte. Sono presenti in ogni angolo della vostra vita. Conosco le vostre pene, i vostri dolori. Non me la prendo perché venite solo a chiedermi grazie, perché vi ricordate di me spesso solo quando avete bisogno. Gesù mi ha dato l'incarico di essere vostra madre, proprio per questo. Certamente tutte le grazie è Lui che le fa, perché Lui è Dio e può tutto. Ma ha voluto e vuole che entri anch'io nella vostra vita come una mamma. Tutti hanno bisogno di una mamma. Quella che ciascuno di voi ha purtroppo presto passa e il cuore dell'uomo continua a desiderare una mamma. Il Signore ha disposto che nessuno resti orfano, ci sono io. Non mi vedete, ma dovete stare tranquilli perché vi sto sempre vicino. È Gesù che ha voluto così. Tutte le vostre necessità, i vostri affanni, i vostri dispiaceri, presentateli a me. Saprò io presentarli a Gesù. Saprò io chiedere a Gesù il suo intervento se vedrò che è veramente per il vostro bene. Lo so che tante cose a voi sembrano necessarie, che tante grazie vi sembra impossibile non ottenerle, ma fidatevi di me. Quando pregate, voi chiedete sempre qualcosa, forse anche dei miracoli. Fatelo, ma fatelo col cuore pronto ad accettare quello che il buon Dio dispone, quello che il buon Dio permette, perché Dio vuole solo il vostro bene e sa cambiare in grazie pure quello che voi chiamate disgrazie, anche se molte volte non riuscite a capirlo. Fidatevi di me, pregate, sì, pregate perché è Gesù stesso che l'ha detto nel Vangelo e quando pregate me è come se pregaste Lui. Nella preghiera, oltre a non perdere fiducia, rimettetevi sempre alla volontà di Dio. Cercherò io di farvela accettare, anche quando appare dura, difficile. I vostri bisogni già li conosco tutti e conosco anche quelli che voi stessi non conoscete. Un domani vi accorgerete quante volte sono intervenuta in vostro favore e voi non ve ne siete neppure accorti. Lo so che avete bisogno della salute. La vita è un dono di Dio e bisogna conservarla con attenzione. Lo so che vi serve il lavoro, è necessario un lavoro stabile per portare avanti la famiglia. Poi c'è la salute dei vostri cari. Quante lacrime sto asciugando qui in questa chiesa a molti di voi che non chiedono per se stessi, ma per le persone malate. Le grazie chieste per gli altri hanno una dimensione della carità, l'amore. E sono molto accette al buon Dio. Fate bene, pregate. La preghiera non va e non andrà mai a vuoto, anche se non ottenete la grazia che chiedete. Ricordate che il mio intervento per quello che chiedete c'è sempre, e sempre la vostra preghiera porterà giovamento a coloro per i quali pregate, oltre che a voi, anche se non lo vedete. State sicuri, ve lo garantisco io. Certe cose su questa terra non si possono comprendere. Abbiate pazienza, un domani tutto sarà svelato e allora scoprirete come veramente vi ho voluto bene e vi ho aiutati nelle vostre richieste. Lo sapete che in ogni cosa quello che è più importante è scoprire l'amore di Dio? Il mio compito è soprattutto questo, farvi capire che Dio vi ama. Le grazie e i favori che Dio vi concede per mia intercessione vogliono essere una dimostrazione di questo amore che Dio ha per ciascuno di voi. Certo, dovete allontanarvi dal peccato, dovete almeno desiderare di non peccare, di non disubbidire ai suoi comandamenti, di seguire quello che la Chiesa in nome di Gesù vi insegna. Non è facile oggi specialmente che tutto si critica, che si concepisce la libertà come possibilità di fare tutto quello che piace. Come vi capisco e compatisco. Circondati da un mondo tanto lontano da Dio e dalla sua volontà. Per questo Dio ha permesso il mio intervento straordinario in mille parti di questa terra. Sta vivendo in mezzo a mille insidie,
E questo Dio lo so anch'io ed eccomi ad intervenire. Aprite il vostro cuore a Dio, a quello che vi dico in nome di Dio. Non servono lunghi ragionamenti, serve un po' più di amore, ma di quello vero, non quello che voi chiamate così e che invece è solo ricerca egoistica di piacere. Amore per Dio, amore per il prossimo. State su questa terra solo per questo. Ed io sto vicino a voi perché vi amo e voglio che questo amore nasca e cresca in voi. Con l'amore supererete tutte le difficoltà, con l'amore accetterete anche quello che vi fa soffrire. Continuate a venire in questa chiesa. Mi piace incontrarvi quando da soli vi mettete davanti a questa mia immagine. Vi darò Gesù, vi presenterò sempre io a Gesù. Non abbiate paura di fermarvi anche pochi secondi. Ma fermatevi, sto ponendo le mie mani sulla vostra testa e sulla testa dei vostri cari per i quali state pregando. Siatene certi, vi aspetto ancora, non vi stancate, a presto.